Salve a tutti! La suite Google Educational mi permette di gestire un'organizzazione gerarchicamente. La mia organizzazione si struttura in sottoorganizzazioni. Alcune hanno determinate possibilità di azione, altre no. Alcuni utenti potranno gestire l'organizzazione, altri no. Impariamo oggi a creare delle classi. Questa funzione è consentita solo a chi ha il ruolo di amministratore delle Google Apps e quindi trova fra le sue app questo simbolo della console di amministrazione. Impareremo poi a creare sottoorganizzazioni e a spostare gli utenti nelle varie organizzazioni. Andremo ad esplorare i gruppi. Come fare? Ecco qui. Se sono loggata come admin, trovo nelle mie Google Apps la console di amministrazione. Vado in utenti, aggiungi nuovo utente. Posso scegliere se aggiungere un utente singolo o aggiungere più utenti. Questa possibilità è presente solo se sono nella mia organizzazione principale. Se io per esempio vado in docenti San Gimignano, non ho la possibilità di creare più utenti. Torno nella mia organizzazione principale. Aggiungi più utenti. Compaiono le istruzioni. Devo scaricare un file in formato CSV, Excel in pratica, compilare le prime quattro colonne, nome, cognome, indirizzo mail e password, poi quando l'ho aggiornato lo posso di nuovo caricare. Proviamo. Scarico e lo apro col mio OpenOffice, ma non cambia molto. Le prime quattro colonne, nome e cognome, li vado a prendere da un file che ho già preparato. Non faccio altro che selezionare e copiare. Vi do alcuni consigli pratici. L'indirizzo email lo posso creare rapidamente con la funzione concatena. Inizio la funzione col mio uguale. Prendo il cognome, perché in questo modo quando i ragazzi lavoreranno con Google Moduli avrete tutti i loro compiti in ordine alfabetico. Il tasto concatena lo trovo nella tastiera. Lo vado a concatenare con un pezzo di testo, quindi devo inserire le virgolette e metto il dominio. Chiudo le virgolette e do l'ok. In questo modo, avendo attivato la funzione che vedo qui, io semplicemente andando a trascinare in pochi secondi avrò creato 20 email. Per quanto riguarda le password, vi consiglio di non sottovalutare le difficoltà dei primi login. Privilegiate una password facile, vi avranno la possibilità di cambiarla in seguito. Servono 8 caratteri, lettera della sezione ripetuta 6 volte e numero dell'ordine alfabetico in doppia cifra. Anche in questo caso mi basterà trascinare e otterrò 20 password diverse, molto facili da ricordare. Ora che il mio file è pronto, lo salvo, lo troverò nella mia cartella download e mi assicuro di salvare sempre in formato CSV. Andiamo ad allegare questo file. Posso richiedere all'utente di cambiare la password, ma posso anche decidere di non farlo. Seleziono e carico. Aggiunta di 20 utenti, fra breve li vedrò in questa organizzazione principale. Eccoli qui, vi consiglio di spostarli immediatamente in un'organizzazione secondaria. Vate a immaginare studenti, insegnanti di tutti gli istituti mescolati insieme, ordinati per l'iniziale del nome, una follia. Come facciamo a selezionarli tutti? Prendo il primo, scendo fino all'ultimo e lo seleziono tenendo premuto il tasto Shift. In questo modo me li ha selezionati tutti. Qui in alto a destra sposti in un'altra organizzazione, studenti Calvino 03A. Usate l'anno di nascita e non prima o seconda, ogni anno dovrete rinominare le classi. Il raggruppamento in organizzazioni è esclusivo, se colloco un utente in un'organizzazione scompare da quella precedente. I miei 20 alunni sono stati spostati qui in Calvino 03. Semplicissimo poi è creare anche delle ulteriori sotto-organizzazioni. Ad esempio nella scuola Emilio Po posso aggiungere la secondaria insegnanti di italiano e la trovo qui, sotto docenti Emilio Po. Grazie alle organizzazioni, torno nella home page, posso decidere di attivare determinate app e disattivarne altre. Posso decidere di non attivare Hangout, lasciarlo attivo per alcune organizzazioni e andare appunto a selezionare l'organizzazione per cui non lo voglio attivare, gli studenti. I gruppi invece mi permettono di creare delle mailing list. Creiamone uno. Gruppi, crea gruppo per la classe appena formata. Creo, non ci sono ancora utenti in questo gruppo, li vado ad aggiungere. Posso farlo da qua, ma devo digitare i nomi. È più semplice andare in utenti e prenderli dall'organizzazione secondaria. Seleziono il primo, tasto Shift, seleziono l'ultimo e vedete che qui, mentre per le organizzazioni mi dice sposta, nei gruppi mi dice aggiungi. Io posso far parte di vari gruppi, non sono esclusivi.
Ora, se io voglio condividere un file calendario impegni, non devo digitare tutti i loro nomi, ma mi basta digitare il nome del gruppo e tutti i miei studenti riceveranno la condivisione. Stessa cosa per le mail. Abbiamo visto quindi quante cose si possono fare e gestire. È necessario quindi farsi aiutare da altri amministratori. Come si fa? Si va in ruoli e assegno ruoli di sistema. Se assegno il ruolo di super admin ad altri amministratori, a uno o più, con assegna altro, io trasferisco le mie funzioni e i miei privilegi ad altri collaboratori. Annullo. Invece scelgo le opzioni sotto elencate, trasferirò ad altri collaboratori alcune delle mie funzioni e dei miei privilegi. Mi fermo qui, vi chiedo di lasciare un commento, un mi piace per farmi sapere se questo tutorial vi è stato utile e vi auguro buon lavoro.